aeroporto di Milano Malpensa, giovedì primo pomeriggio, siamo in partenza. Guardate, vi facciamo vedere, abbiamo qua la dottoressa Bellotti, il dottor Beppe Bergomi. Questa diciamo la parte Sky, ma se ci giriamo di qua, aspetta che adesso li scopriamo, Di là abbiamo Massimo Mauro, Panucci, Alberto Brandi, sulla concorrenza, gli amici, stesso volo, e poi ci troviamo a Istanbul per questa finale, vi porteremo dentro Istanbul. Arrivo, salita finale, attenzione, salito il giro dei motori. Vi porteremo dentro la finale di Champions League. Benvenuti all'Ataturk, lo stadio olimpico, benvenuti in finale di Champions League. Nel momento in cui parlo ovviamente non so come andrà, e quindi poi alla fine vedremo se ci sarà da esultare per i tifosi dell'Inter oppure no. State connessi. Prima serata finita a Istanbul, come vedete, diciamo che day meno 2 si chiama in gergo, cioè due giorni alla partita. Il day meno 2 in genere è una cena, ci si incomincia a organizzare, da domani si lavora tante ore, però è bellissimo, cioè essere in un posto così prima di una finale così importante è veramente un'esperienza unica. Da domani si lavora. Comodi del mondo. Amici, giornata, oggi bisogna decidere cosa fare. Vorrei fare un po' il turista, abbiamo mezza giornata, un po' di meno di mezza giornata a disposizione. Però allora qui la distanza più breve è 40 minuti senza traffico, ci sono posti di blocco comunque. Guarda, bravo Polisman, però ci ha bloccato pure a noi per un'ora. Adesso ci pensiamo con Francesco, qua vediamo cosa fare. Thank you. Non era tanto difficile in effetti. Cioè la signora giustamente l'ha guardato come un imbecille, non c'ha tutti i torti. Un pranzetto leggero, una Caesar salad, così molto international. Adesso arriva anche Beppe, che tra poco arriva a pranzo. E poi si parte e si va allo stadio, e dalle 3 in poi si lavora. E vi portiamo dentro, vi facciamo vedere pullman regia e facciamo vedere un po' di cose. C'è una macchina comodissima, un po' caldino calda. Dietro c'ho la sauna. Ah, cioè mi si appiccica la camicia addosso, una sensazione orribile. Sempre un momento emozionante. Allora, guardate il numero di televisioni per il collegamento, qui c'è tutta la distesa delle televisioni che hanno i diritti nel mondo. Vediamo se ci sono quelli di CBS Sports, che sono i miei idoli. Ciao, come stai? Vieni tu? Europei. Che incontri, ragazzi, tutta la storia del calcio c'è qua. Qua Simo, vai. Matte. Sì. Sta arrivando Simone. Vai con lui, Matte. C'è un concetto che ogni tanto nel lavoro bisogna sottolineare. Serietà.
perché poi essere seri nel lavoro ti fa migliorare tutte le tue attitudini, tutte le tue capacità. Eccoci qua. Sono un grande fan dei video di YouTube di Fabio e Ressa, tutti. Bagno è uno, diciamo, dei millennials, possiamo... di Sky, cioè uno di quelli che è più attento alla parte social, uno di quelli più aperti, uno di quelli più svegli anche da questo punto di vista. Quindi sono contento di essere venuto da me. Se hai il coraggio, fai vedere in che macchina oggi ti hanno portato. Sì. Allora, perché dovete sapere, qui in Turchia c'è questa usanza, diciamo, di avere questi van un po' kitsch, direi, e questo è all'interno del van, con la televisione, c'era di tutto. L'ultima volta l'avevano usato per Narcos. Sì, 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 fa un po' quell'effetto lì, sono sentito un po' così, Pablo Escobar. Abbiamo finito le prime 2 ore di diretta su 4, 2 ore in piedi, che sono anche fisicamente impegnative, però siamo pronti, ci siamo allenati apposta stamattina. Quindi tutto a posto. Adesso un attimo di pausa, poi si va su e si fanno le ultime 2 ore sull'allenamento del Manchester. Però vi posso dire, ragazzi, che queste sono le cose che non c'è nessuno stipendio che ti possa pagare una cosa così. Cioè essere qui a bordo campo prima della finale di Champions, guardare tutta questa gente. Mi sembra messa a Luna Park. Dopo 4 ore di diretta, almeno la patatina serve. La truccatrice. Questo è il bagno, eh. Questo è il bagno, mi interessa. Okay. Truccatrice. Filo lunga la giornata, perché il driver per fare 25 minuti di strada ci ha messo 1 ora e 40. No, guarda che blocco, cioè manco uno sgombro in 20 si chiama la magnano, no. Ha sbagliato la traversa fondamentale. Dai ragazzi, non mollare, sì, non mollare. Col traffico sono avete due patatine, 13 minuti e se giravate dietro. E invece che andare in salita, andate in discesa in una strada dove non si passava, un disastro. Ok, il chilometro sta diminuendo, stiamo andando bene, 6 minuti 2 chilometri. Se è quello del ristorante, sì. 3 minuti, dai. Chilometro. Ci siamo. Sì, ma non fa incidente adesso. Arrivo. Salita finale. Attenzione, è salito il giro dei motori. Propongo il più grande applauso per l'atterraggio del primo shuttle. 2 minutes to go. Però abbiamo mangiato in un posto bellissimo, molto bello, con un panorama straordinario. Adesso facciamo qualche ora di sonno, che è importantissima prima della partita. Buonanotte. Tra 3-4 minuti mi chiama DJ. Saremo in diretta quasi tutta l'ora, praticamente, perché ovviamente la trasmissione, che è l'ultima della stagione, tra l'altro, è dedicata un po' a questa finale di Champions League, quindi Zazza mi utilizzerà un po' da inviato qui a Istanbul per cercare di capire un po' quello che succede. Radio DJ, DJ Football Club. Si comincia a sentire. Fabio, scusa, sentiamo la foto. Grazie mille, sai. Fabio. Grandissimo. Fabio Caressa. Vieni. Vai.
prossimo sabato. Bravo, faccio. Senza dare fastidio perché stanno tutti lavorando. Queste sono macchine meravigliose. L'EWS praticamente riesce a catturare in diretta le immagini. Poi vedete che qui ha quei tasti di riesce a memorizzare alcune delle immagini che vuole sequestrare. E poi vedete con quella manopola lì, lui tac, le manda in onda e sceglie quale utilizzare. Piano piano per non dare fastidio andiamo dietro al Poli, che oltre ad essere regista qua è anche regista del club. Il regista guarda tutte le camere, saranno anche e poi il mix del video con il tasto pronta 2, schiaccia 2 che ha già preparato il camera non sa che sta per andare in onda, quindi immagini qui il mix del cambio. Qua invece è una parte di regia solamente audio. Pensate quanta gente c'è dietro una produzione del genere. Noi qui siamo. Quanti siamo oggi, direttore? Qui regia sarebbe una pedicina. Ci sono, c'è il super coordinamento del direttore, poi ci sarà un coordinamento per noi che è Ali Scipioni, che avete già visto, che mi fa coordinamento in cucina, poi c'è altri coordinamenti. Cioè, poi ci sono lui ha un coordinamento dedicato per la telecronaca, poi c'è il coordinamento dello studio ovviamente, perché c'è chi deve parlare con gli inviati e con Milano e chi deve parlare con la conduzione, con lo studio e coordinare da qua. Quindi in realtà questa macchina abbiamo tanto importante quanto quelli che poi ci mettono la faccia o la voce. Sì, 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 è più importante perché sennò ci vuole. E poi incredibilmente ciò che ha fatto. Noi abbiamo questo modo di scherzare. Ma Gianluigi, grazie Gianluigi, quel piano sarà protagonista. Ho sentito un buco d'acqua. Ciao. Quasi le 8, si va. Ciao Fabio, ciao Buono, ciao Marzio. Benvenuti in finale di Champions League. Sì, probabilmente sono più forti. Sì, hanno un genio in panchina, l'Einstein del calcio, che ha cambiato i concetti di spazio e tempo sul campo. Sì, il mondo li dà favoriti, però. Però l'Inter ha meritato di arrivare fin qui, con serietà, gioco, sofferenza. Però l'allenatore Inzaghi ha mantenuto anche in tempesta la barra dritta. Però una finale si gioca solo per vincerla, comunque. E nel calcio, anima, cuore, dedizione, gruppo, valgono più di tutto il resto. Dallo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul arriva la Coppa. Benvenuti alla finale di Champions League da Fabio Caressa. E hanno
quante partite giocate. Hollanda, che ha queste leve lunghe con le quali incredibilmente la sua velocità, guarda, con l'altro passo riesce sempre a coordinarsi. Diego vuole il tifo del pubblico, sta facendo il direttore d'orchestra, c'è tutto. 0-0 il primo tempo tra Manchester City e Manchester United. Ganci che sbaglia, c'è Lautaro, possibilità per l'Inter, Lautaro coperto da Ederson, c'era Lukaku completamente solo al centro e forse poteva trovarlo Lautaro. Clamorosa palla gol per l'Inter. Qui l'errore è clamoroso, ma arriva Lukaku, gliela devi dare, gliela devi dare, ma gliela devi dare. Bernardo la mette in mezzo, palla ancora lì a Kanji. Gundogan prova l'imbucata, Grealish la tiene in campo, uno contro uno di Grealish, quanta qualità. Ederson la parata come non si sa e poi il pallone è uscito in calcio d'angolo. Calcio di punizione, tutti dentro a saltare, minuto terzo di recupero, tutti dentro a saltare, è pronto a battere Di Marco, il pallone è tagliato, Gossens, Ederson la tira fuori dalla porta, poi arriva Brozovic e non riesce a metterla dentro e l'arbitro dice che è finita. Il Manchester City è campione d'Europa, ma l'Inter ha dato tutto, ha giocato alla pari con tutti i campionissimi, ha avuto tre occasioni, prima per passare il vantaggio, poi per riprenderla, merita l'applauso dei suoi tifosi. Bisogna però anche rendere merito al Manchester City, una squadra straordinaria che ha fatto vedere questa sera con un altro di gioco indimenticabile. Soprattutto dei tifosi dell'Inter, è una mattinata un po' particolare, la mattina dopo le sconfitte, soprattutto quando arrivano in quel modo, passi la notte a pensare magari a quello che poteva accadere, non è accaduto, agli errori, la sfortuna, però comunque, come ho detto ieri in telecronaca, deve rimanere una cosa, l'orgoglio, anche orgoglio per noi italiani che abbiamo presentato tre squadre in finale, abbiamo perso le tre finali, però è già qualcosa.